quel giorno. Non mi sopporto più, né voi e né con lei, capito? Sta brava un pochino, stai ferma! Schiaffi, insulti e minacce ad anziani allettati e dunque incapaci di difendersi. Una casa di riposo degli orrori, questo emergerebbe dalle immagini shock immortalate dalle telecamere installate all'interno della struttura dai carabinieri. Ci troviamo a Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo. Alle prime luci dell'alba di questa mattina il blitz dei carabinieri di Bibbiena, che hanno eseguito un'ordinanza di interdizione dall'attività sanitaria per un anno emessa dal GIP a Giampiero Borraccia nei confronti di 6 dipendenti della struttura, 5 donne e un uomo, tutti italiani di età compresa tra i 60 e i 40 anni. Le accuse che pesano su di loro sono gravissime: percosse, umiliazioni, ingiurie e minacce agli anziani. Fondamentali le sconvolgenti immagini delle telecamere nascoste che hanno registrato giorno e notte la crudeltà mostrata dagli operatori nei confronti dei ricoverati. Ignari di tutto i parenti delle vittime, una ventina in tutto gli anziani ospitati nella struttura. Sgomento e incredulità questa mattina nel piccolo comune del Casentino. Sono andata domenica a trovare la mamma di un'amica. Io ho visto un ambiente pulitissimo, persone gentilissime, io non mi sono accorta di niente. Mi sono rincascato dalle nuvole, per quanto ho avuto a che fare con loro, brave, tranquille. Poi... è una cosa che... dall'altro mondo. In un paesino piccolo così non credevo.